Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di conversione. Fratelli e sorelle carissimi, questa sera la nostra novena come titolo La misericordia che salva. L'uomo con le sue sole forze non può mai salvarsi, ha bisogno della misericordia di Dio, che è l'amore di Dio che si china sulla nostra povertà, la nostra miseria, per rialzarci, per rimetterci in piedi e per portarci sulla strada del bene e della salvezza. Con questa certezza vogliamo affidarci totalmente alla misericordia di Dio e implorare anche l'intercessione di San Pio da Pietrelcina, ministro della misericordia, che ha lavorato strenuamente tutta la sua vita a servizio delle anime per la conversione e la salvezza di tutti i fratelli. Dal libro del profeta Isaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona, perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Da una lettera di Padre Pio a Padre Benedetto. Non ho un minuto libero, tutto il tempo è speso nel prosciogliere i fratelli dai lacci di Satana. Benedetto ne sia Dio. Quindi vi prego di non affliggermi più assieme agli altri col fare appello alla carità, perché la maggior carità è quella di strappare anime avvinte da Satana per guadagnarle a Cristo. E questo appunto io fo assiduamente e di notte e di giorno. O glorioso San Pio, instancabile apostolo del confessionale, fa che possiamo sentire sempre in noi il desiderio di sperimentare l'infinita misericordia di Dio. Fa misericordia.
pace a chi ritorna. Immagine di Cristo, segnato del suo sangue, effigie della croce nel corpo della Chiesa. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, con grazia singolare, hai concesso al sacerdote San Pio da Pietrelcina di partecipare alla croce del tuo figlio e per mezzo del suo ministero hai rinnovato le meraviglie della tua misericordia. Concedi a noi, per la sua intercessione, che uniti costantemente alla passione di Cristo, possiamo giungere felicemente alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre. San Pio da Pietrelcina, prega per noi. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Dio dal quale procede ogni bene, ci benedica, ci protegga e ci custodisca per la vita eterna. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.